Milano Pavia News, edizione Milano, ben ritrovato in nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Andiamo subito a vedere i titoli del sommario. La M4 arriva a San Babila, nel centro di Milano, unendo il cuore della città con il suo aeroporto. Per arrivare a Linate basteranno appena 14 minuti, sono 8 ora le fermate della nuova linea blu. E l'apertura della M4 ha portato alla chiusura del cantiere in piazza Tricolore dopo anni di lavori. Qui è stata realizzata una grande piazza pedonale che però non piace proprio a tutti. Cassinetta continua la sua battaglia contro la superstrada Vigevano Malpensa. Il sindaco Finiguerra annuncia un nuovo ricorso al TAR, a breve anche un'audizione al Parlamento europeo. La mozione contro le carriere alias, oggi presidio di studenti e associazioni davanti al Pirellone, una lotta contro la discriminazione per poter usare il nome che corrisponde alla propria identità di genere. Sono giunti a destinazione gli aiuti per le popolazioni terremotate della Siria, raccolti a Magenta, un gesto di solidarietà che ha coinvolto cittadini e tante associazioni del territorio. E allora l'avete sentito proprio dal sommario, in apertura un'ampia pagina dedicata all'apertura della metro della M4 a San Babila, con il viaggio inaugurale delle scorse ore, con tutte le autorità cittadine e anche con il ministro Salvini. Sono arrivate a 8 le fermate dunque della nuova linea blu, le altre 13 che collegheranno anche il capolinea di San Cristoforo verranno aperte entro il 2024. Altri 2 passi sono stati fatti, ora ne mancano altri 13. La M4 arriva a San Babila, nel centro di Milano, unendo il cuore della città con il suo aeroporto. Per andare da Corso Vittorio Emanuele a Linate, da oggi basteranno appena 12 minuti. Sono così arrivate a 8 le fermate toccate dalla nuova linea blu. Le altre 13, che arriveranno fino al capolinea di San Cristoforo, lungo i Navigli, si aggiungeranno entro il 2024. Martedì mattina il sindaco Beppe Sala ha effettuato il primo viaggio inaugurale tra i 2 attuali capolinea, fermandosi poi in piazza San Babila a ringraziare i lavoratori che hanno realizzato quest'opera immensa, ma anche e soprattutto i milanesi per la loro pazienza. I milanesi hanno investito in pazienza, in serietà, perché ripeto sono stati lavori lunghi, funestati da una serie di cose che sono accadute, dal Covid all'aumento dei costi, al ritrovamento di reperti archeologici. Un passo avanti per una Milano sempre più connessa, ma probabilmente non sarà l'ultimo. Il sistema delle metropolitane milanesi non è compiuto, probabilmente sarà compiuto con, io credo, l'ultima metropolitana necessaria, la M6. Accanto al primo cittadino, il ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Rito ambrosiano vuol dire che è un ministero che sblocca, che accelera, che semplifica, che modernizza, che non si ferma davanti ai non si può sulla metropolitana, non esiste, non si può sul codice degli appalti, non esiste. 15 chilometri interamente automatizzata, treni ridotti nelle dimensioni rispetto alle sorelle più antiquate, ma aumentati in frequenza, uno ogni 90 secondi. E fino ad oggi, nonostante si trattasse solamente di una prima tratta, ad usare la linea blu non sono stati per niente pochi passeggeri, anche se rimane un divario con il periodo del pre-Covid. Fino ad oggi circa 700.000. Però considerate che noi abbiamo un'ipotesi di traffico a regime di 86 milioni di passaggi all'anno. In questo momento siamo tra il 15 e il 20% in meno rispetto al periodo pre-Covid, però come ho avuto modo di dire, la curva di recupero dei passeggeri all'inizio era molto ripida, ora si sta appiattendo e un calo di passeggeri, io ipotizzo intorno al 15%, sarà fisiologico. E con l'arrivo della M4 rinasce anche Piazza Tricolore, lì dove c'è una fermata proprio della linea blu. È stato chiuso il cantiere che ha permesso una sistemazione della piazza che è diventata quasi interamente pedonale. Tricolore è una delle 2 nuove fermate della M4. La metropolitana che da Linate arriva al centro città, a San Babila, in 12 minuti. Oggi la prima corsa, con ingressi gratuiti fino alla mezzanotte. Da domani si parte a regime. 2,20 euro il prezzo del biglietto che collegherà l'aeroporto con il cuore di Milano.
Piazza Tricolore per anni è stata impacchettata dall'immenso cantiere che ha creato non pochi disagi. Per questo oggi commercianti e residenti festeggiano la riapertura della piazza con una massiccia pedonalizzazione e un restringimento della strada per una Milano sempre più a misura d'uomo. Beh, certo, sicuramente abbiamo avuto un bel impatto durante i lavori perché è stata davvero lunga per tanti anni, abbiamo sofferto e adesso probabilmente vedremo la luce, perché dopo tanti anni speriamo che porta anche dei benefici anche per il nostro lavoro, ecco. 12 minuti da Linate a San Babila. Quello. E oltre al fatto che vengono riqualificate tutte le parti in superficie, quindi per esempio dove siamo adesso non è mai stato così, cioè c'è uno spazio enorme per chi va a piedi, per chi va in bici, e il traffico automobilistico viene ristretto come nelle città contemporanee è giusto che sia. No, beh, anche perché poi tutto l'asse che c'è da qui da Piazza Tricolore fino a... A parte che adesso puoi andare in bici praticamente fino all'idroscalo dal centro. Piazza San Babila pedonale splendida, che devo dire, io poi sono un ottimista. Oltretutto so che devono essere qualificate anche via Durini, Largo Augusto, insomma sono cose importanti, positive. Meno male che hanno tolto tutto sto casino che c'era prima, almeno si può camminare. Sì, hanno ristretto tutta la strada, adesso vedremo il traffico che ci sarà, perché poi è sempre quello che dà fastidio. Questa apertura però non piace a tutti e come ogni cosa la polemica è dietro l'angolo. È uno schifo totale quello che ha realizzato. Si guardi in giro, guardi le righe come sono fatte. Pessima, pessima. Per fortuna che hanno inaugurato con solo 3 mesi di ritardo. Beh, basta, questa distesa di pietre già sporche, già macchiate, le righe fatte così come sono, queste essenze sì che richiamano quelle altre, ma messe giù delle essenze che ci vorranno almeno 4-5 anni perché arrivino a essere una cosa decente. E mi limito. È un bene senz'altro, ma per carità, andava fatta forse con una certa velocità diversa da quella con cui l'hanno fatta, perché questa è stata una cosa vergognosa, rovinando i negozi. E adesso parliamo di questa piazza. Dunque, a parte la sospensione, ho letto, dei mezzi di trasporto normali, io ho 72 anni, mi piace tantissimo camminare adesso, ma fino a quando potrò camminare? A me piace anche andare in metropolitana, ci sono tante amiche mie che in metropolitana non vanno. Ci sono le scale, Piazzale d'Ateo ha avuto le scale bloccate per più di un anno, le scale mobili. Vogliamo parlare anche di questo? No, non va bene assolutamente. All'interno delle polemiche sui lavori, su questa giornata storica, un po' per tutta Milano, è intervenuto anche l'amministratore delegato di SEA, la società che gestisce proprio gli aeroporti milanesi, che ha parlato di un grande servizio, ovviamente non solo per i turisti, ma anche per i cittadini. La M4 sarà sicuramente un'infrastruttura importante per i milanesi negli anni a venire, ma per qualcuno già oggi è addirittura fondamentale. SEA, la società partecipata dal comune che gestisce gli aeroporti milanesi, non potrebbe essere più felice ora che Linate e il centro cittadino saranno connessi in appena 12 minuti. Una felicità che ha espresso chiaramente anche l'amministratore delegato Armando Brunini, che abbiamo intercettato proprio a bordo del primo viaggio della M4. È un salto di qualità del servizio, perché adesso i nostri passeggeri cittadini del centro di Milano potranno arrivare a Linate in poco tempo e molto comodamente. Per SEA e per Linate dunque l'arrivo della M4 a San Babila è un servizio fondamentale da poter offrire ai viaggiatori milanesi, italiani e internazionali. E vista la nuova veste di meta turistica che Milano ormai indossa da alcuni anni, i visitatori estivi rappresentano uno dei tasselli chiave per la città e gli aeroporti milanesi stanno dando segni che vanno oltre la semplice ripresa, con dati anche migliori rispetto al 2019, che oltre ad essere l'anno precedente la pandemia, è stato anche quello dei record, almeno sino ad oggi, per quanto riguarda il turismo a Milano. Linate, dove abbiamo dei segni più vigorosi rispetto anche al 19, e in recupero anche per Malpensa, dove siamo quasi arrivati al pareggio rispetto al 2019. Quindi direi una buona estate. E da un'infrastruttura che unisce, se così si può dire, a una che divide la Vigevano Malpensa, con il sindaco di Cassinetta che ha annunciato un nuovo ricorso al TAR contro il progetto e anche una nuova audizione al Parlamento europeo.
La scelta del comune di Boffalora sopra Ticino di ricorrere al TAR contro la variante di Ponte Nuovo e quindi contro il progetto definitivo della superstrada Vigevano-Malpensa non poteva che scatenare reazioni. Questo perché Boffalora è un comune da anni amministrato dalla Lega e ciò significa che il fronte del no al progetto va a comprendere anche un comune di centrodestra da sempre favorevole all'opera e i cui amministratori sono stati in questi anni favorevoli al prolungamento da Magenta verso Ozero e Vigevano. Il primo a prendere posizione è stato Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano, da sempre alfiere del fronte del no e che dallo scorso inverno fa notare come il blocco del centrodestra in realtà non lo sia. Questo appunto per i pareri contrari espressi già in conferenza dei servizi proprio da Boffalora e anche dal Parco del Ticino. Finiguerra coglie così l'occasione per rilanciare nuovi ricorsi e nuove battaglie politiche e legali per impedire la realizzazione dell'opera. Tra comuni, parchi, città metropolitana di Milano, tutti contrari al progetto ANAS, ormai è accertato che la maggioranza degli enti coinvolti si è espressa negativamente sul progetto, ha detto il sindaco di Cassinetta di Lugagnano. Se aggiungiamo anche i comitati di cittadini e le 14.000 firme raccolte, è chiarissimo come quest'opera non sia ben voluta ma solo imposta dall'alto, continua Finiguerra. Confidiamo ancora nel buon senso. A breve avremo naturalmente, come sindaci e comitati, un'audizione presso il Parlamento europeo. E infine l'ultimo annuncio di Finiguerra. È pronto anche un nuovo ricorso al TAR. Ora parliamo della mozione presentata in Consiglio regionale per cancellare le carriere alias, cioè quel provvedimento che prevede la possibilità per le persone transessuali di usare in classe il nome che corrisponde alla propria identità di genere. Contro questa mozione oggi si sono schierati anche associazioni e gli stessi studenti che hanno inscenato una protesta davanti al Pirellone. Una battaglia per il diritto a farsi chiamare con il nome che si è scelto, una lotta contro la discriminazione, una guerra per poter vivere la propria vita senza dover ogni volta dare spiegazioni. È per questo motivo che studenti e associazioni si sono ritrovati davanti al Pirellone per protestare contro la mozione, poi alla fine ritirata di Fratelli d'Italia, contro le carriere alias, ovvero la possibilità per le persone transessuali di usare in classe il nome che corrisponde alla propria identità di genere, seppur diverso da quello anagrafico. Io ho la carriera alias da 2 anni, cioè io sono 2 anni che per la mia università sono Samuele, non ho mai fatto male a nessuno, non ho contagiato nessuno con la mia ideologia gender e adesso dopo 2 anni mi vogliono venire a dire che devo tornare a usare un nome che da 2 anni io non uso? Mi fa arrabbiare, mi dovete lasciare in pace, non sto facendo male a nessuno, non sto contagiando nessuno, sto solo cercando di vivere la mia vita con il mio nome. Toglierla significa togliere il diritto allo studio agli studenti trans, perché non posso andare in università e farmi discriminare e non proteggere la mia privacy. Io ho passato un periodo senza carriera alias, dovevo fingermi assente, andare a fine lezione a piangere davanti al professore per spiegargli la situazione pur di proteggere la mia privacy. Alle superiori non ho avuto modo di avere una carriera alias, mi ha causato molti problemi, molto disagio. E invece da quando finalmente all'università ho avuto modo di accedere a questa possibilità, sono riuscito a sentirmi finalmente normale fondamentalmente, senza l'ansia di dover presentare un nome, di dare spiegazioni. Ho avuto modo di avere anche una discrezione che prima non avevo e che è importantissima. Le carriere alias sono degli strumenti amministrativi fondamentali perché tutelano questi ragazzi e scongiurano il rischio di abbandono scolastico, di bullismo, andando a riconoscere comunque la loro identità e anche una forma di tutela a livello istituzionale e soprattutto il rischio suicidio, perché non dimentichiamo che la popolazione transgender è una delle più esposte a questo rischio. A depositare la mozione sulle carriere alias il consigliere di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini, che definisce il ritiro del documento dalla discussione in aula solo un rinvio a settembre. Quello che serve è fare un po' di chiarezza dove fino ad oggi c'è stata molta confusione, quindi negli istituti scolastici lombardi ognuno ha fatto un po' quello che gli pareva. Regione Lombardia chiederà
nel prossimo consiglio di settembre, perché la mozione, altra cosa importante, non è stata ritirata, è stata ricalendarizzata, quindi verrà discussa a settembre con magari ancora più coinvolgimento da parte non soltanto dei gruppi di maggioranza ma anche dei gruppi di opposizione. La battaglia però ora dalla regione si sposta al comune di Milano. Un'altra mozione gemella, quella regionale per annullare le carriere alias, è stata infatti depositata a Palazzo Marino, confezionata dal capogruppo del partito della Meloni, Riccardo Truppo. Noi come Comune di Milano stiamo lavorando ormai da un anno e mezzo per cercare di poter creare il registro di genere e quindi portare una sorta di registro alias per tutti i cittadini e le cittadine anche al di fuori dai contesti scolastici. Proprio ieri, nel pieno di questo lavoro, a poche settimane dal Pride e a poche settimane dall'annuncio da parte del Comune di Milano di un tavolo tecnico per lavorare su questi temi, anche al Comune di Milano è stata depositata. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Magenta, dove il PD ha chiesto l'istituzione di un tavolo, sia locale che a livello regionale, per discutere dei problemi degli immobili Aler. Un sopralluogo alle case Aler di Magenta, organizzato dal Partito Democratico, un tour per la città gestito da Enzo Salvaggio, consigliere comunale del Partito Democratico, e da Gianangelo Bighiani, per anni rappresentante del SICET, il sindacato inquilini della CISL. Questo per fare il punto della situazione sugli immobili regionali di edilizia pubblica con gli inquilini. Il problema è un po' quello di tutti i paesi, quella che l'Aler non fa più manutenzione né straordinaria, ma neanche quella ordinaria, non fa proprio più manutenzione di nessun tipo. E quindi noi chiediamo, anche perché basta vedere che cosa c'è in giro, questa gente sta vivendo malissimo in queste situazioni. Come circolo del Partito Democratico di Magenta abbiamo organizzato una giornata intera qui nelle case Aler che ci sono a Magenta. Oggi qua siamo in via dello Stadio, prima siamo stati in via Allende, andremo in via Don Barbieri, in via Raffaello Sanzio, in via Toti, Manin e Pisacane. Perché questa iniziativa? Bisogna avere un ascolto attivo sia nel tempo delle elezioni, ma soprattutto accompagnare i cittadini nei loro bisogni, che continuano a manifestare nei confronti dell'azienda regionale Aler tutti i giorni, perché i bisogni sono davvero tanti, vanno a quelli manutentivi, a quelli di carattere poi amministrativo, perché spesso, nonostante il grande aiuto che danno comunque i sindacati, il SICET Casa, le domande restano spesso inevase. Salvaggio chiede per questi motivi un tavolo istituzionale, locale e sovracomunale per la gestione dei problemi degli immobili Aler. La politica cosa può fare? A Magenta può fare tanto, ad esempio può riportare quella buona abitudine che si era data un tempo di fare dei tavoli di coordinamento presieduti direttamente dal sindaco o da un suo delegato con tutti coloro che si occupano dei vari uffici Aler a seconda del bisogno che si manifesta in quel momento. Quindi a questo punto diremo che questa è la proposta che portiamo avanti da anni e ribadiremo. E dalla questione abitativa al caro affitti in regione si è discusso anche della possibilità per gli studenti fuori sede di avere delle case a disposizione per vivere, per studiare. Allora è stata presentata proprio in Consiglio regionale una mozione per impegnare la regione a trasformare quegli edifici dismessi o poco utilizzati, come possono essere per esempio gli edifici militari, le caserme, e trasformarli in studentati. In regione si torna a parlare del caro affitti dopo le numerose proteste degli studenti contro i prezzi sempre più alti per affittare case e stanze a Milano. La discussione è stata portata in aula del Consiglio regionale grazie ad una mozione del consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Onorio Rosati. Abbiamo voluto portare in quest'aula le ragioni della lotta degli studenti di Ilaria Lamiera e anche degli studenti che insieme a lei hanno organizzato le tende davanti al Politecnico, manifestando un problema del rapporto tra il diritto allo studio e il diritto all'abitare. In questa regione abbiamo più di 100.000 studenti fuori sede e ci sono 5.000 e scarse abitazioni, posti letto a uso universitario. E quindi abbiamo un problema intanto di scarsità dei posti disponibili e anche di costi eccessivi per quanto riguarda l'abitare. Il risultato è che uno dei primi motivi dell'abbandono nel primo anno dell'abbandono universitario è legato proprio all'eccessivo costo del vivere e dell'abitare dei giovani nelle grandi città dove poi ci sono i poli universitari più importanti. La mozione ha così l'obiettivo di chiedere che la regione si impegni a trasformare
trasformare gli edifici dismessi o poco utilizzati, ad esempio quelli militari come l'ospedale di Baggio, in studentati in grado di accogliere gli studenti fuori sede. Chiediamo quindi che faccia intanto un monitoraggio di tutti quelli che sono gli edifici pubblici attualmente sfitti e che con relativa poca spesa si possono riadattare a studentati universitari. Dall'altra parte, mutuando esperienze che sono già avvenute in altre regioni, prendere contatto col Ministero della Difesa per verificare la messa a disposizione di strutture, di ex caserme. Per quanto riguarda noi, avanziamo anche una proposta rispetto all'ospedale di Baggio, l'ospedale militare di Baggio, che nel municipio 7 è accessibile attraverso la metropolitana, è praticamente quasi totalmente sfitto e potrebbe essere adattato anche con una spesa relativa a studentato universitario. La cronaca adesso con l'arresto a Milano di due borseggiatori della metro incastrati anche grazie alle telecamere di sorveglianza. Puntano una preda mentre ancora sono a bordo del treno della metropolitana. La seguono fino alle scale prima di emergere in superficie ed è proprio lì che agiscono. Piano piano si avvicinano alla vittima e con destrezza uno gli sfila il portafogli dalla tasca posteriore del pantalone, l'altro si assicura di non essere osservati. Recuperato il bottino, si danno alla fuga. Peccato per loro che le telecamere hanno registrato tutto e ora i due sono finiti in manette. Agivano proprio così i due borseggiatori della metro, due cittadini rumeni di 19 e 33 anni, quest'ultimo con precedenti per reati contro il patrimonio e lesioni aggravate. Gli agenti della sesta sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, mercoledì 26 giugno, intorno alle 10 del mattino, percorrendo via dei Giardini, hanno notato uscire dalle scale della metropolitana Monte Napoleone due cittadini stranieri. I due stavano verificando il contenuto di un portafoglio. Immediatamente così hanno deciso di controllarli, ma i due, dopo averli spintonati, sono scappati in direzione di via Fatebene Fratelli. Una poliziotta, con l'aiuto di un cittadino che era a bordo di uno scooter, è riuscita a bloccare il maggiore dei due. Il secondo, invece, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e assicurato alla giustizia. Gli agenti hanno poi recuperato il portafoglio, che era stato lanciato in strada dai due durante la fuga, e hanno contattato l'ignaro proprietario, un cittadino italiano di 65 anni, che dopo aver formalizzato la denuncia presso gli uffici della squadra mobile è rientrato in possesso del suo bene. Il 33enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il 19enne a quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività di contrasto al fenomeno dei furti con destrezza da parte del personale della squadra mobile all'interno degli esercizi commerciali, dei mezzi pubblici e nelle vie del centro cittadino ha permesso di arrestare nel primo semestre di quest'anno già ben 85 persone. Adesso una bella storia che ci arriva dal Magentino, dove cittadini e tante associazioni hanno organizzato delle raccolte fondi per spedire aiuti umanitari alle popolazioni terremotate in Siria. Grazie San Vincenzo! Grazie San Vincenzo! Bravo! Gli aiuti per le popolazioni terremotate della Siria raccolti a Magenta sono giunti a destinazione e in un video di Hamed Mani dell'associazione Insieme per la Siria, arrivato da una tendopoli, che si può vedere la gioia dei bimbi siriani a cui sono arrivati i beni raccolti dal centro islamico di Magenta e provenienti da tutti i comuni del territorio. Ci avete dato una mano a portare il sorriso a questi bambini, la gente di Magenta, Abbiate Grasso, tutte le moschee di Italia ci hanno dato una mano, avete portato il bel sorriso a questi bambini. Di certo un piccolo aiuto non basta, ma è qualcosa, soprattutto se si considera che a quella raccolta hanno collaborato numerose realtà territoriali, dai Lions alla Caritas alla Comunità Pastorale del Magentino, la Croce Azzurra di Abbiategrasso, la San Vincenzo di Magenta e Abbiategrasso, citata proprio nel video di Hamed Mani, e anche le associazioni interculturali islamiche Ama e Moschea Abu Bakr di Magenta. Da ricordare insieme a loro anche i tanti cittadini che spontaneamente si sono recati negli scorsi mesi al centro islamico di via Bashle per portare qualcosa da donare alle popolazioni terremotate della Siria. Abbiamo aperto il nostro TG parlando dell'arrivo della M4 in San Babila. Lo chiudiamo con un bilancio sulle prospettive degli sviluppi della metropolitana non solo a Milano ma anche nei comuni limitrofi.
La M4 è quasi a metà del suo percorso da 15 km e 21 stazioni. Le prime indagini archeologiche risalgono ancora al 2008 e la data di inaugurazione, in una prospettiva che a posteriori può essere definita molto rosea, era fissata entro l'Expo del 2015, una data che poi è stata continuamente posticipata fino a luglio del 2019, quando è stato calato in galleria il primo convoglio. A quel punto tutto sembrava pronto e invece ecco la pandemia che ha causato ulteriori ritardi. Il 26 novembre scorso, infine, le prime 6 fermate. Oggi altre 2, mentre servirà almeno un altro anno per le altre 13. Ma chi ha detto che il 2024 sarà la fine di tutto? La stessa M4 si starebbe già allungando su entrambi i suoi lati, a est con un potenziale prolungamento fino a Segrate e a ovest con la richiesta di un nuovo capolinea nel comune di Buccinasco. Altri prolungamenti sono invece quelli già in fase di definizione, se non di realizzazione, della M5 a Monza e della M1 a Baggio. Il sindaco Sala infine ha rilanciato l'idea di una nuova linea, la M6, che però è ancora tutta da inventare. Per ora dunque è bene accontentarsi di poter arrivare a Linate in 12 minuti partendo dal cuore della città, anche se a sentire il governatore Attilio Fontana i ragionamenti adesso si starebbero spostando anche sull'altro scalo milanese, ossia Malpensa. Bisogna cercare di portare l'alta velocità a Malpensa, perché sono due aeroporti con due finalità assolutamente diverse e quindi credo che se da un lato si è fatto un buon lavoro, adesso bisogna fare l'altro e fare in modo che anche Malpensa possa essere raggiunta più facilmente. Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Adesso vi lascio al meteo, poi c'è qualche minuto di pubblicità e torniamo con l'edizione Pavia. Grazie per essere stati con noi.